L'anno scorso, in questa stessa settimana, abbiamo avuto il capitolo 1044 di One Piece. Abbiamo visto Luffy raggiungere il Gear Fifth. Adesso, a distanza di un anno, Shanks sferra il suo attacco. Lo stesso attacco di Roger. Kid, invece, termina la sua avventura. Lo commenti anche tu. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale per questo nuovo video dedicato a One Piece. Prima di cominciare, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi video. Cominciamo subito con una riflessione dell'utente Reddit Sky Paladin. Si tratta di un'osservazione molto interessante, fa infatti riferimento a una battuta del capitolo 1. Quindi torniamo indietro al Day One di One Piece. In quel caso, i pirati del rosso dicono qualcosa del tipo: se si estrae una pistola, è meglio essere pronti a mettere a rischio la propria vita. Nel capitolo 1079 assistiamo a una battuta simile, anche se a farla non sono direttamente i pirati del rosso, ma i giganti Dori e Broggi. Se hai intenzione di puntare un cannone contro la casa di qualcuno, è meglio che tu sia pronta ad aspettarti lo stesso. L'utente Sky Paladin si chiede chi sia esattamente Shanks e risponde dicendo che si tratta di una persona che dà valore alla vita, ma che se vengono minacciate le persone che sono importanti per lui, non esita a uccidere. A sostegno di queste parole elenca un insieme di punti. Esamina infatti cosa fa Shanks prima di distruggere Kid. 1. Dice alla flotta di ritirarsi per proteggere loro e di conseguenza Elbaf. 2. Chiede se Kid e i suoi pirati hanno avuto abbastanza tempo per guarire da Wano, il che indica che non solo sa cosa è successo, ma anche che mostra preoccupazione per il benessere di Kid, in quanto sa che tipo di battaglia ha affrontato Wano e non vuole attaccarlo se non è nel pieno delle sue forze. 3. Il giudizio viene espresso solo quando riceve le informazioni dal suo membro dell'equipaggio. Ricordiamo che a Sabaudi il motivo per cui Kid aveva una taglia più alta di Luffy era perché aveva già ottenuto la reputazione di uccidere. Questo accadeva prima del salto temporale. E 4. Shanks si rende conto che Kid sta per compiere un attacco indiscriminato. Viene mostrata infatti una visione attraverso l'Haki dell'osservazione di Shanks e grazie a questa visione il rosso riesce a vedere non solo l'attacco di Kid ma anche le conseguenze, ovvero il danno che causerebbe non solo ai pirati del rosso, alla flotta del rosso, ma anche alle coste di Elbaf. A questo punto vediamo il rosso prima prepararsi, spostando la flotta e avvertendo Dori e Broggi, e una volta che Kid si impegna nell'attacco con il cannone a rotaia, Shanks capisce che deve agire o le persone da proteggere verrebbero ferite. Questo dimostra che Shanks ha attaccato per proteggere, ma se Shanks si fosse reso conto che ancora Kid non fosse pronta ad attaccare, prima di attaccare i pirati di Kid, Shanks possibilmente avrebbe tentato un dialogo oppure un attacco comunque meno potente di quello che ha fatto, perché quell'attacco è stato fatto appunto per proteggere Elbaf e la flotta dei pirati del rosso, perché come ha visto nella sua visione quell'attacco avrebbe portato a conseguenze devastanti. Ma adesso invece vi mostriamo una classifica dei personaggi più forti di One Piece, e questo deriva dal fatto che i giapponesi hanno proprio votato a gennaio 2023 i personaggi più forti all'interno del mondo di One Piece. Come possiamo vedere, molti lettori hanno votato e questo è l'ordine finale dei risultati. Visto, Shanks è al primo posto. Per molti fan, Shanks è il personaggio più forte, addirittura più forte di Roger. E questa votazione è stata fatta a gennaio 2023, quindi senza il capitolo 1079. Ma già per i giapponesi, l'imperatore il rosso si aggiudicava la prima posizione. Quindi addirittura prima del capitolo in cui si vedeva Shanks prepararsi allo scontro con Kid. L'ultima volta che avevamo visto il rosso era stata a Wano, quando con l'Haki del Re Conquistatore è riuscito a impressionare Toro Verde. Quindi già solo in base a quello che si era visto in quel capitolo,
Shanks è stato votato dai fan giapponesi come personaggio più forte. È giunto il momento quindi per il rosso di prendersi la scena e di cominciare ad essere presente nel manga di One Piece. Forse è davvero giunto il suo momento e pare abbia superato Roger in potenza, almeno secondo i fan giapponesi. E prima di chiudere il video c'è un fattore, no? C'è un personaggio che nelle mini avventure ha dato un po' di fastidio al rosso e questo personaggio è molto importante per la flotta autoproclamata di Luffy. Stiamo parlando di Bartolomeo. Bartolomeo possiede un potere speciale, quel potere in grado di creare la barriera perfetta, una barriera che ha causato problemi anche a Lord Oden, che sappiamo tutti quanto sia forte Oden. Quindi Bartolomeo potrebbe essere un problema per Shanks, perché può usare l'attacco più forte che vuole, ma mi sa tanto che il frutto di Bartolomeo, almeno come ci è stato presentato durante la saga di Wano, è un frutto che può dare problemi a qualsiasi personaggio super mega potente del mondo di One Piece. Può dare problemi però all'attacco, Bartolomeo si può difendere con quel frutto. Però questo non significa che Bartolomeo può riuscire ad attaccare il rosso. È particolare questo punto, questa osservazione, perché è un po' come ritornare al passato, no? Il frutto di Bartolomeo che incontra ancora una volta un personaggio potentissimo. Il frutto Bari Bari no Mi in passato è stato utilizzato dal clan Kurozumi nello scontro contro i Kozuki e adesso potrebbe essere utilizzato da Bartolomeo contro Shanks. E il collegamento sta che in passato questo frutto ha fermato, diciamo, un personaggio fortissimo come Lord Oden, che comunque puntava tutto sulla sua forza e non sul frutto del diavolo, e adesso la storia si ripete. Potrebbe fermare un personaggio fortissimo che punta tutto sulla sua forza, sul suo haki, e non su un frutto del diavolo. Il problema è che, come dicevo prima, sì, ok, ti puoi difendere con il potere del frutto Bari Bari no Mi, però bisogna vedere se riesce a sferrare l'attacco contro un personaggio come Shanks, che non solo riesce ad attaccare pesantemente anche grazie al suo haki, ma sempre grazie al suo haki, specialmente quello della percezione, riesce a difendersi, perché l'immediato futuro vede un futuro abbastanza concreto grazie al quale riesce a difendersi. L'ultimo punto da analizzare è che Shanks sembra stia dando la caccia a Teach, l'imperatore. Teach, Barba Nera, quindi imperatore contro imperatore, e potrebbe nascere davvero una guerra epocale. Ma di questo ne parleremo in un altro video. E con questo, ragazzi, è tutto. Se questo video vi è piaciuto mettete un bel like, seguiteci su Instagram e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Alla prossima! Alla prossima, ragazzi!